abbiamo capito che Biagio non lo può fare il conduttore perché ci eravamo messi d'accordo su questa cosa qua e se ne è andato via, quindi immaginate che cosa succede adesso. Un grandissimo applauso per una grandissima persona, prima di tutto Francesco Zagaria. Grazie di tutto Francesco. Grazie a voi, grazie. E soprattutto grazie per aver rimarcato la persona. Allora possiamo passare ai vincitori? O ci sono altri regali? Angelo, vieni, ti diamo la mano. Gino Statale. Allora, adesso vi premiamo, attestati per... Ok, perfetto. Allora, attestati di partecipazione. Regista Raggi. In maniera molto veloce, Angelo Domenico Montelisi, anche per te c'è l'attestato di partecipazione della Mena e Group. Antonio Albino, Francesco Rese, Giovanni Migliaccio, Domenico Mastellone, Ernesto Minacci, Daniele Bernardo, Viric Artem o Artem Viric, fate voi che vi piace, Rosario Minacci, Giorgio Raimo, Savino Pascolo. E abbiamo pregato anche tutti gli amici parrucchieri che hanno annunciato i nostri ragazzi. Dov'è il presidente Minacci? Abbiamo il verdetto tra le mani. Adesso tutti i ragazzi qui, ma anche i nostri parrucchieri, perché dobbiamo rompere l'obiettivo. Aduasio, ti vogliamo proprio noi. Allora siamo giunti al gran finale, parrucchieri e ragazzi modelli che hanno partecipato a questa prima edizione del più bello di Barletta, il taglio più bello di Barletta, protagonista l'acconciatura, protagonista la Main Air Group. Siamo veramente giunti alle battute finali. Per le foto dopo la facciamo la foto di gruppo, adesso andiamo avanti. Ci sarà spazio per le foto, dobbiamo lasciare libero il passaggio, scusateci un attimo. Allora, dai. Grazie ai nostri fotografi, ragazzi restate lì perché adesso siamo giunti alle premiazioni, restate fermi, qui i vertici della Main Air Group e anche l'organizzatore di questo evento, Angelo Montelisi, abbiamo i 5 finalisti, giusto? Sì, esatto. Adesso come funziona? Facciamo un attimino un po' di spazio, per favore. So che è facile e difficile rimanere in ordine, però dobbiamo fare quest'ultimo sforzo prima della grande chiusura. Adesso come funziona? 5 ragazzi vengono avanti, giusto? Chiameremo i primi 5, cioè i 5 classificati e poi faremo il pendio. È emozionato anche il presidente Minacci, un applauso per lui. Adesso tutto lo stress ci fa sentire. Allora andiamo con i primi 5 di questa prima edizione del più bello di Barletta, il taglio. I primi 5. Non mi contraddite sempre, sto dicendo l'esatto, la stessa cosa che state dicendo. I primi 5. Allora, andiamo con i primi 5, partiamo dal quinto. No, chiamiamo tutti i 5. Ok, chiamiamoli tutti i 5. Presidente, allora i primi 5 classificati fanno un passo avanti, ok?
chiamiamo il numero 15 Amendola Marco. Il numero 18 Papadella Giuseppe. Numero 9 Pauliceri Antonio. Numero 6 Capuano Nicola. Numero 1 Fiorella Ruggero. Vi mettete tutti e cinque, vi mettete frontali, tutti e cinque frontali, che si mette. Allora, con 296 punti, quinto classificato, Fiorella Ruggero. C'è un premio per te. Ok. Facciamo la foto. Grazie e complimenti. Allora, arriviamo al quarto classificato con 310 punti Amendola Marco. Allora, chiediamo all'organizzatore che cosa ha detto il vinto. Si dica? Vinto un completo presso la mia attività. Un completo di che cosa? Per giocare a calcio? No, shampoo, barba, capelli e lampada. Il quarto riceve una cena per due persone. Dove? Presso Pronto Pizza, in via Roma. Facciamo la buona. Grazie a Marco Amendola per aver partecipato al Regolo Quale Settario più bello di Barletta, per lui una cena alla pizzeria Pronto Pizza. Andiamo con il terzo classificato. Andiamo con il terzo classificato con 315 punti Papadella Giuseppe. Bis per Giuseppe Papadella, mister Accademia Total Look e terzo classificato di questa prima edizione del più bello di Barletta, il taglio più bello di Barletta, promosso dalla Men Eyed Look. Un attimo che ci posizioniamo con i primi due, Antonio Pauliceri e Nicola Capuano, fateci un po' di spazio. Aspetta, devo fare la foto. Mamma mia. Ok. Ragazzi, se vi fate più avanti evitiamo di far fischiare i microfoni. Io voglio dire che fra di loro... Avanti i primi due, Mauricelli e Nicola Capuano. Io voglio dire che fra di loro c'è stato due punti. Ragazzi, verso il pubblico però. Quindi noi siamo andati in difficoltà veramente perché praticamente al centro. Mettete le mani di lungo. La musica, Rosario. Musica. Musica maestro. Non mi ricordo.
primo classificato, la prima edizione, più bello di Barletta, Caguano. Davvero una bella sfida quella tra i due. Abbraccio molto felici. Facciamo i complimenti a questi due ragazzi perché veramente è stato per poco. Se voi siamo un calcio, non potevano mancare. Vogliamo una cosa? Facciamoci la foto. Viale col motto per questa prima edizione del taglio duello di Barletta, il duello di Barletta, protagonista della conciatura, ultima foto, quella con il secondo classificato, poi ci sarà quella col primo. Io direi anche una foto con una stretta di mano tra i due finalisti. Sì, sì. Perché a vincere deve essere anche la sportività e la sana competizione che vi è in questi appuntamenti, mai prenderli troppo con sé, sul serio, che alla fine è importante partecipare. Allora, Presidente Vinacci. Premiamo Marco con un weekend per due persone. Quindi un weekend per due persone messo in palio da, a proposito di viaggi via Roma a Barletta, è opportuno ricordare chi ci offre questa opportunità, quindi avrai questa possibilità di farti questo weekend, non sappiamo con chi, deciderai tu e ci farai sapere. Posto, facciamo la foto. Per il secondo classificato invece Antonio Paolicelli. C'è un orologio messo in palio da Corvace, Gioielli, via Carducci, a Barletta. Ultima passerella. Ultima passerella per il nostro vincitore. Non era facile reputare il vincitore. Grazie, emozione per entrambi. Adesso due parole finali. Allora Presidente, dobbiamo salutare tutti, ringraziare tutti, ci vediamo il prossimo anno probabilmente, comunque l'attività della Rompe il signori! Cosa ne pensi del vincitore? È giusto, no, del vincitore è giusto perché l'avevo detto dall'inizio, ma l'evento è stato un bel evento. Signora, mi piace quell'evento, è stato bellissimo. Come è andato l'evento, signora? Mi è bellissimo, piaciuto. Complimenti. È il vincitore. Bello, proprio bello. E voi? Sei un po' delusi per il nostro, però complimenti per chi ha vinto. Complimenti comunque per chi ha vinto. Grazie a tutti, buona serata. Ma anche il nostro vi ha presentato questo, grazie ovviamente a tutti coloro i quali hanno partecipato, e un applauso per concludere a tutti i partecipanti. Signori, buona serata.